Cungolo Talk. Oggi abbiamo il piacere di avere ospite la Presidente del Consiglio Comunale di Casteldaccia, Maria Pia Di Salvo. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie per avermi invitata. Allora Maria Pia, vivete un momento particolare con l'intervento a Casteldaccia a causa di questo provvedimento di cui è stato destinato il Sindaco, e quindi siete un'amministrazione acefala. Allora, noi oggi sicuramente Casteldaccia sente la mancanza del sindaco, che è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di dimora, e per cui come atto dovuto il prefetto lo ha sospeso. Ma dal punto di vista di amministrazione, l'amministrazione comunque va avanti, perché è presente il vice sindaco, è presente la giunta e sono presenti i consiglieri. Ognuno per le proprie competenze sta portando avanti quello che era il programma elettorale del 2018. Ecco, nel caso in cui il sindaco non si dovesse dimettere, è arrivato un provvedimento della prefettura, si azzererebbe consiglio, no scusa, sindaco e giunta, ma il consiglio rimarrebbe in carica. Oggi i provvedimenti, quelli che erano previsti per legge, sono stati attuati, perché il sindaco, raggiunto dalla misura cautelare, è stato sospeso dal prefetto. La giunta persiste, rimane, non può essere raggiunta da misure cautelari, riferendomi a questa ordinanza ovviamente, e neanche il Consiglio Comunale, per cui i due organi continuano a svolgere le loro competenze. Bene, e allora parliamo della situazione di Casteldaccia. Tu dicevi che appunto continua l'amministrazione, continuano le attività. Una di queste, vi ricordo, il parco inclusivo che avete varato e che dovrebbe partire a breve. Per quanto riguarda il parco inclusivo, siamo stati ammessi a finanziamento, per cui questo parco, che è stato finanziato dall'assessorato alla famiglia, sarà poco a poco, giustamente con tutti gli step consumati, portato a compimento. Il parco, questo di cui noi stiamo parlando, sorgerà in via Einaudi, vicino già un altro parchetto urbano, perché comunque Casteldaccia pecca sotto questo punto di vista, nel senso che pochi spazi verdi abbiamo da dedicare ai nostri bambini. Ma siccome l'avete ottenuto proprio perché c'era questo spazio. Sì, esatto. Difatti sto facendo questo, siccome il finanziamento ricadeva, uno dei requisiti del finanziamento è quello che il terreno fosse di proprietà comunale. Siccome il comune non ha grandi proprietà, questo è di proprietà comunale, lasciato in passato nei piani di lottizzazione, per cui si è richiesto il finanziamento per quel luogo. Però rispetto al parco urbano ho qualcos'altro da dire. Noi in un programma elettorale avevamo messo che avremmo lavorato comunque per fare un grande parco urbano che servisse tutti i cittadini. Oggi abbiamo una novità anche in questo senso, perché abbiamo già iniziato la procedura per quanto riguarda la realizzazione di un grande parco urbano in via Golamalfa, e abbiamo chiesto la parte alta. Abbiamo chiesto già l'autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti, di cui siamo beneficiari di un mutuo flessibile, per utilizzare le somme anche per questo parco urbano, e siamo stati già autorizzati, per cui in breve verranno avviate le procedure di espropriazione inerente a questo parco urbano, e praticamente questo servirà a colmare quel vuoto che c'è a Casteldaccia dal punto di vista di verde, perché anche io sono mamma di 3 bambini, quindi so benissimo qual è l'esigenza del genitore di poter portare i bambini fuori. Dico, a prescindere che in questo momento, con la situazione della pandemia, siamo veramente disperati, e un polmone servirebbe veramente a tutti i cittadini. Sempre per quanto riguarda l'ambiente, l'estate scorsa ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il malfunzionamento del depuratore. Ne avete risolti questi problemi? Allora, il depuratore non è comunque competenza dell'amministrazione comunale, perché è dell'AMAP. Sì, in linea di massima sì, purtroppo diciamo che questi problemi sorgono soprattutto nella stagione primaverile estive, perché molti residenti di seconda casa si trasferiscono a Casteldaccia, e giustamente il depuratore, se c'ha qualche problema, riflette con il malfunzionamento. Invece per quanto riguarda la raccolta differenziata, doveva partire a gennaio e partire regolarmente? No. Sono delle problematiche. Allora, per quanto riguarda la raccolta differenziata, noi intanto già abbiamo cominciato con differenziare l'umido dall'indifferenziato e il cartone, però il cartone non viene raccolto porta a porta, quindi il cittadino che comunque continua a differenziare il cartone lo va a conferire volontariamente presso il CCR, che è il centro comunale di raccolta. Per quanto riguarda invece la partenza della differenziata, perché noi già eravamo partiti, sì, ottenendo grandi risultati, sì, sì, e di questo devo ringraziare tutti i cittadini, perché comunque si sono impegnati veramente. Di fatto in 11 mesi avevamo raggiunto più del 65% vero di raccolta differenziata. Oggi siamo in una fase avanzata della costituzione della società. Il Consiglio Comunale ha deliberato la costituzione di una società
a totale partecipazione pubblica, quindi l'unico socio è il Comune di Casteldaccia, che andrà a gestire, tra le altre, perché lo statuto è ampio e prevede tante comunque azioni, ma prevalentemente si occuperà dei rifiuti. Già la società è stata iscritta alla Camera di Commercio, quindi siamo nella fase finale dal punto di vista amministrativo burocratico. Dopodiché io spero che in maniera pessimistica nell'arco di 2-3 mesi possiamo partire. Quindi diciamo a pieno regime. Sì, 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 anche prima. Ci stiamo lavorando con l'assessore, siamo proprio in continuo lavoro, perché ripeto ci sono delle attività propedeutiche all'inizio vero e proprio della società, per cui dico è stata già iscritta alla Camera di Commercio, ad oggi siamo fermi all'iscrizione all'albo dei gestori, ma questa partirà in breve e finalmente potrà garantire la raccolta differenziata a tutto il territorio. Per quanto riguarda anche altri finanziamenti che avete ottenuto, se non ricordo male ce n'è uno per quanto riguarda l'aula, insomma, dove voi vi svolgete, sì, i consigli comunali. Sì. Allora, i finanziamenti, quindi dovrete partire pure a più presto per rimettere, diciamo, a nuovo questo immobile. I finanziamenti che abbiamo ottenuto sono tantissimi, difatti io mi sono fatto una scaletta, ora man mano glieli dico. Allora, intanto per quanto riguarda l'auditorium, che è il luogo dove oggi si svolgono i consigli comunali, è stato oggetto di finanziamento da parte dell'assessorato alla famiglia di circa 200.000 euro. Questo sarà trasformato in auditorium e sarà praticamente sarà dedicato ad attività culturali e turistiche, e questo comunque già è nella fase avanzata, per cui in breve dovrebbero partire i lavori. Diamo atto che ha iniziato l'impegno per quanto riguarda questo finanziamento Giacomo Di Salvo, ex vice sindaco, che ha lavorato bene a Casteldaccia, che purtroppo è morto prematuramente. Sì, di Giacomo tutti noi abbiamo un ottimo ricordo. Giacomo ha lasciato veramente un vuoto in tutti noi, perché era una persona bella dentro e lavorava sinceramente nell'interesse di tutti, e abbiamo tentato infatti di seguire tutti le sue orme, e quello, il centro diurno è intitolato a lui, sì, intitolato a Giacomo Di Salvo. Allora, vediamo quali sono Allora, gli altri finanziamenti che abbiamo ricevuto sono praticamente intanto la riqualificazione dello stadio comunale. Questo praticamente prevede il completamento dello stadio comunale con anche la realizzazione delle tribune, la realizzazione dei campetti sussidiari anche più piccoli di campo a 5, ed è un finanziamento che ci ha concesso l'assessorato al turismo di circa 3 milioni di euro. Anche questo è una fase già avanzata, quasi cantierabile, siamo tra pochi step, sarà cantierabile anche quindi questo. Quindi che tempi si prevedono per i lavori? Allora, sa benissimo infatti che tra gara, tra appalto, tra procedure di gara, i tempi, io spero che da qui a fine anno possano iniziare. I tempi amministrativi sono lunghi, dico, l'importante comunque avere la capacità. Notizia, tra l'altro questo campo è stato finanziato in occasione di Italia 90, ai tempi che si sono fatti in Italia. Sì, la realizzazione di quel campo risale a Italia 90, e anche lì abbiamo un ricordo purtroppo triste, perché l'inaugurazione di quel campo la fece allora sindaco Salvatore Fricano, che è la persona che è venuta a mancare causa coronavirus, e che noi abbiamo proclamato anche il lutto cittadino, perché Salvatore è una persona che anche lui Salvatore è nel cuore di tutti noi, perché era una persona a disposizione di tutti, il cosiddetto infermiere. Salvatore un infermiere, esatto. E poi abbiamo, per quanto riguarda i finanziamenti, abbiamo ottenuto anche due finanziamenti che riguardano il completamento della torre. La torre è l'unico bene monumentale quello sulla piazza che possiede Casteldaccia. Questa, la torre, è stata già oggetto di finanziamento e di ristrutturazione già nella seconda legislatura di Di Giacinto, è stato portato a compimento e finalmente poi è diventato sede di ufficio comunale, perché noi eravamo in affitto ancora. Sì. E ora praticamente abbiamo ottenuto due finanziamenti, che sono uno che è stato fatto l'emittente, uno il patto per il sud, cioè fa parte dei finanziamenti inseriti nel patto per il sud, e una parte dal Ministero dell'Interno. Questo ci consentirà di completare, perché c'è tutta la bottaia praticamente, che in questo momento è inutilizzabile poiché c'è il soffitto tutto caduto, ci consentirà di completare il complesso monumentale della torre, e lì è destinato pure agli uffici comunali, e verrà pure realizzata la sede del Consiglio Comunale. Finanziamento, aspetti che ho preso appunti perché non lo ricordo, non lo ricordo esattamente a quanto ammonta, comunque ci consentirà di completare il complesso monumentale.
Poi ci sono comunque tanti altri finanziamenti che noi abbiamo in itinere, perché questi che le ho appena elencate sono stati già finanziati, ammessi a finanziamenti e finanziati, mentre poi abbiamo una serie di finanziamenti che sono solo ammessi, rientrano nell'ammissibilità, come il completamento delle scuole, come alcuni cantieri, l'asilo nido comunale che è stato chiuso dall'amministrazione scorsa, cioè praticamente in quasi tutti i comuni si aprono gli asili comunali per le esigenze che hanno comunque i genitori di lasciare i bambini da 0 a 3 anni, da noi dall'amministrazione scorsa è stata chiusa. Quindi pertanto questo è stato pure oggetto di finanziamento ed è di circa 480.000 euro. Il riferimento a poco fa quando ho parlato delle somme che comunque la Cassa Depositi e Prestiti ci ha autorizzato a stornare, perché siamo beneficiari di un mutuo flessibile, una parte di queste somme verranno anche destinate al rifacimento e alla riqualificazione di Via Fiume, compreso l'ampliamento dell'impianto di illuminazione, perché la Via Fiume è una strada che collega la parte vecchia, il paesaggio con la parte nuova, esatto, e devo dire che oggi è inaccessibile proprio, cioè accessibile nel senso che le macchine continuano a camminarci, ma è veramente vergognoso perché è pieno di buche e difatti ci abbiamo pensato perché, ripeto, anche quello era un obiettivo che ci eravamo prefissi in campagna elettorale e inserito nel programma elettorale, e posso dire che già le somme sono state autorizzate per rifare il manto stradale ed è stato anche previsto l'ampliamento della pubblica illuminazione, perché è sfornito ad oggi di pubblica illuminazione. Ecco, Casteldaccia è stata sempre un paese, insomma, dalla grande imprenditoria. Ricordiamo per esempio il pastificio Tomasello, anche l'industria dell'olio e della trasformazione, eccetera. E dove va adesso Casteldaccia? Verso dove va? Certamente non si possono dare soltanto servizi, ma occorre anche l'imprenditoria. Secondo assolutamente sì. Che cosa si prevede? Allora, per quanto riguarda la questione del pastificio Tomasello, lei consideri che le famiglie che comunque si sostentavano dal punto di vista economico lì in quel luogo erano veramente tante, ed era diventata una grossa realtà quella del pastificio, perché esportavano anche all'estero, producevano anche la pasta per la Barilla, sì. E purtroppo delle situazioni economiche non favorevoli interne hanno portato comunque al fallimento della società. Oggi il tribunale fallimentare ha già venduto quell'immobile ed è stato acquistato. Però sappiamo l'acquirente, com'è possibile? Almeno io non sono a conoscenza. Diciamo che l'ufficialità sull'acquirente non c'è, l'ufficialità non c'è, per cui, ma le posso dire che l'amministrazione comunale già ha in programma l'incontro, perché già siamo stati contattati, quindi abbiamo già l'incontro. No, il concreto c'è, però dico, credo che sia opportuno che siano loro stessi a rilevare l'acquisto di quell'immobile piuttosto che l'amministrazione comunale o io nella mia qualità. L'intenzione degli acquirenti sembrerebbe di fare un pastificio di nicchia, però ancora è tutto in itinere, comunque non c'è nel momento niente di sicuro, di fatto ancora l'incontro vero e proprio deve avvenire. I macchinari ci sono, lo stabilimento c'è, naturalmente. Allora i macchinari ci sono, però chi sicuramente è più esperto di me sostiene che quella tipologia di macchinari, quando stanno fermi per tanti anni, diventano anche inutilizzabili, obsolete e inutilizzabili. Quindi, e adesso sono passati qualcosa come 5-6 anni? Mi pare 2014, pertanto facciamo quasi 7. Ed è stato per noi, diciamo, una triste realtà quella della chiusura del pastificio, perché, ripeto, molte famiglie comunque lavoravano lì, famiglie intere, famiglie intere. Se non ricordo male, una cinquantina di famiglie. Sì. Molti si sono trasferiti, si sono spostati. Però dico, ora siamo in attesa di questi nuovi acquirenti per valutare esattamente quello che vogliono fare. Quindi, diciamo, un'opportunità per le giovani generazioni di non esportare ulteriormente cervelli, ma di rimanere in loco e di avere un'opportunità anche lavorativa? Assolutamente sì, certo. Probabilmente quello che si andrà a realizzare non potrà mai rispecchiare quello che c'era. Però sicuramente una minima di percentuale di occupazione si creerà, certo che sì, anche tutto l'indotto non sarà comunque indifferente. Bene, ringraziamo Maria Pia Di Salvo, Presidente del Consiglio Comunale di Casteldaccia, per il suo intervento qui al Pungolo Talk. L'augurio che facciamo a lei, al Consiglio Comunale, ma anche all'amministrazione, è quello che, insomma, si risolva questo problema anche con il Sindaco di Giacinto e quindi si possa ritornare nuovamente in piena attività per quanto riguarda tutta l'amministrazione. Grazie ancora per la presenza, l'appuntamento ai nostri spettatori è rinnovata alla prossima puntata.